L'anno si è concluso per noi bene, era in azienda iniziato malino per via di un cluster di fattori e in relazione alle vendite natalizie, all'introduzione di nuovi linee di prodotti di cui la nostra gamma di prodotti per tablet ed iPad, abbiamo finito l'anno con buoni risultati. L'aspettativa per l'anno fiscale 2013, che per noi inizia il 1° aprile, è una crescita del fatturato e un consolidamento dei nostri conti di mercato sui nostri mercati di riferimento, che sono i mouse, le tastiere, gli speaker e le webcam. E avremo a sostegno di questi ambiziosi obiettivi tutta una serie di prodotti innovativi per tablet, per Mac, nonché tutta una serie di prodotti dedicati alla musica. Perciò tante novità che ci permetteranno di sostenere questi piani. Ma uno dei prodotti più significativi che abbiamo annunciato da poco è per esempio Logitech Touch Mouse M600, che ho qua in mano. È un mouse Logitech Touch, che permette di, appunto, cioè con questa nuovissima tecnologia. Abbiamo tante altre cose, mini mouse, che sono mouse colorati di formato piccoli per essere facilmente trasportabili, Logitech Cube, che è un mouse presenter di formato estremamente tascabile, molto piccolo, nonché tutta una serie di altri dispositivi, ne stiamo annunciando tantissimi, perciò sarebbe quasi impossibile leccare tutti quanti. Certamente Logitech in Italia si è fissato nuovi obiettivi, nuovi traguardi, con ricostituzione di un team motivato ed aggressivo e una forte presenza iniziativa marketing in termini sia di comunicazione stampa che di presenza su testate, perciò sì, certamente andremo ad investire sul mercato, a sostenere le nostre vendite sul mercato.